vanno a saltare Tulonen e Chiunai. Sarà anche interessante vedere un po' qual è la situazione che si verrà a verificare sotto canestro, perché campo basso sicuramente. Vediamo se trova una compagna libera, la trova sullo scarico per Kacerić da tre. Invece grazie anche alla sua tripla e poi la partita è stata vinta. Poi va da Kacerić, buona circolazione di palla e tiro da parte di Deric. E altro canestro da tre, si segna solo da tre. Il pallone giocato da Bonomi, ancora Bonomi, altra palla persa, affrontata sempre in Serie 2, però perdendo. Ora il pallone per Guarneri, ancora Guarneri, palla persa. Dedic giù per Chiunai. Chiunai deve lottare sotto canestro. Credo che sia stato fischiato perché la giocatrice milanese era dentro lo smile. Per Giacchetti, poi c'è questo tiro da tre da parte di Trimboli. Con le coppe dei campioni con 46 punti subiti. Giacchetti può andare in transizione, ancora Giacchetti, scarica benissimo per Slot e non può sbagliare Slot, non deve sbagliare Slot. Giocatrice nata in Brasile ma di passaporto Italia, dato palla persa e qui Quiñones dovrebbe segnare e così come giocatrice, come tipo di giocatore. Beh, eccolo qua, come Donut, e tanto qui c'è il fallo antisportivo. Indice di forse di non grande concentrazione. Ma canestro da tre da parte di Giacchetti. Con il pallone per Giacchetti, giù bene per Dedic che fa saltare un avversario. Con il pallone in mano ancora Morrison, ribalta per Kacerić, buona circolazione. Altro tiro di Giacchetti e altro canestro. Liscio senza troppi problemi. Kacerić si può prendere il suo tiro e da tre segna. Vuole il blocco di Narvicude, Trimboli scarica per Kio Morrison, tiro da tre, canestro. Si gioca perimetralmente, poi appena si va giù si perde il pallone con Tulonen. Ora corre Morrison, va a segno. Palla giù per Chiunai, Chiunai bene, 6 secondi, il tiro buonissimo da parte di Dedic. Si era costruita molto bene questo tiro, giù per Chiunai, questo è un buon tiro per Chiunai, infatti da lì non sbaglia. Ora pallone schiacciato, palla persa, Kacerić, ottima circolazione di palla, qui Quiñones fa saltare Tulonen. E ora circolazione di palla che non frutta nulla, capopasso mantiene il pallone, altro tiro da tre da parte di Kacerić. Se tu la lasci libera, ricavi un po' di più di coraggio nel provare a tirare anche nelle altre partite. O meglio, non segna sotto canestro, quindi deve riattaccare con Morrison, il tiro mi sembra buono infatti. Più Morrison, proprio per guadagnare minuti e fiducia da parte del coach. Slot passa la palla in qualche modo a Chiunai, che alla fine trova due punti. Allenata da Andrea Capobianco, è dato altra palla persa, recuperata da Giacchetti, un 55-40. Adesso Narvicude, gioco di piedi, va da Quiñones, tiro aperto e tiro di Blanca. Ora il pallone giù ancora per Narvicude, spalle a canestro, ancora Narvicude, gira bene per Giacchetti, tiro da tre e ottimo canestro. Adesso ancora Trimboli, vorrebbe magari mettere, far segnare le sue compagne, intanto parabola altissima e canestro da parte di Del Sole. Ora Visilau, palla quasi persa, anzi la palla è persa e prova a correre Vitali, vittoria diciamo che era prevedibile ma che comunque insomma fa sempre bene al morale. Ora Narvicude recupera il pallone, bomba che la porta a più 10 e porta anche la partita a terminare con Campobasso che vince 64-49.